Grande solidarietà e totale disponibilità dell'Isola d'Elba per Amatrice e il suo sindaco Sergio Pirozzi, il primo cittadino del paese devastato dal terremoto e il presidente dell'Associazione dei Comuni Dimenticati, gruppo che vede come vicepresidente il sindaco di Marciana Anna Bulgaresi. Anche gli amministratori elbani Mario Ferrari, Luca Simoni e Roberto Marini si erano recati ad Amatrice nel 2014 a difesa dei piccoli comuni e dei loro diritti. Ai microfoni di Teleelba Anna Bulgaresi. Partendo dal presupposto che Amatrice la sentiamo vicina anche perché con loro abbiamo fondato questa associazione dei comuni dimenticati e quindi abbiamo un po' tutta l'Elba contatti spesso col sindaco Pirozzi al quale abbiamo inviato, perché stamattina ci siamo sentiti un po' tra tutti i sindaci, la totale insomma, disponibilità dell'Elba rispetto a eventuali necessità che si verranno sicuramente non solo nell'immediato ma anche e soprattutto da oggi in poi, insomma, perché purtroppo nell'immediato, come dire, mi sembra che la colonna dei soccorsi sia già strutturata e abbondante. Sicuramente insomma dalle prime notizie che abbiamo avuto è che Amatrice veramente è totalmente distrutta dal suolo, quindi ci vorrà tutta la nostra disponibilità e anche supporto rispetto a questa ennesima insomma, tragedia che andiamo a affrontare come Italia. Ci siamo messi a disposizione e io ho mandato ovviamente un messaggio anche che il telefono ovviamente è a difficoltà, così come hanno comunicato anche stamani i vari telegiornali, ci sono difficoltà di linea telefonica, mentre invece sembra che l'apertura dei vari wifi permetta in effetti un po' gli scambi anche WhatsApp e quant'altro. Io questo stamattina subito ho contattato Sergio e abbiamo dato la nostra disponibilità. Il problema è che anche noi, come dire, siamo sempre sotto emergenza per quanto riguarda la protezione civile per questo fine settimana, soprattutto è previsto vento abbastanza forte, quindi un clima sicuramente favorevole al discorso degli incendi. Insomma, siamo in un momento di difficoltà per tutti. L'Elba sa, cioè, l'Umbria, le Marche sanno che l'Elba c'è e quindi non appena ci chiederanno aiuto